nostro patrimonio, non andiamo da nessuna parte. E allora ecco, una fondazione che gestisca le strutture culturali è quello che ci vuole per riuscire a dargli una nuova vita. Ora, la fondazione non deve soltanto gestire come se fosse, diciamo così, una specie di comune numero due. Deve investire in ricerca, abbiamo detto, ma deve dialogare anche con tutto ciò che si muove già nel territorio. Ecco, noi abbiamo una grandissima ricchezza, il patrimonio archeologico. E questa ricchezza non è che ce l'abbiamo perché è venuta da sola. Ricordiamocelo ogni tanto che in questa città si parlava di pietre vecchie, che in questa città i beni archeologici erano considerati un problema e non una risorsa. Se oggi abbiamo un cisternone dobbiamo impegnarci per renderlo il più fruibile possibile, dei criptoportici, e impegnarci per rendere il più fruibili possibili il museo archeologico, è perché ci siamo impegnati per questo. Non possiamo essere soddisfatti, assolutamente no. Sui patrimonio archeologico abbiamo bisogno di fare di più, abbiamo bisogno di integrare le gestioni diverse, il comune, la sovrintendenza, altre strutture insieme, affinché chi viene in questa città per fruire del nostro patrimonio abbia la possibilità di avere un accesso facilitato. Integrazione e ricerca.